Riccardo Guarnieri va su tutte le furie in preda a una crisi di gelosia, dopo aver visto un filmato di Ida con il single Davide. Crisi di nervi anche per l'ex cavaliere di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri, che dopo aver visto un filmato della fidanzata Ida Platano in compagnia del single Davide, va su tutte le furie, prendendosela con gli arredi del villaggio che ospita il reality di Temptation Island 2018. Una vera e propria scenata di gelosia quella che abbiamo visto nel promo della seconda puntata del reality show che andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale 5. Riccardo Guarnieri furibondo sfascia tutto. Meno male che doveva essere Ida la più gelosa della coppia, come ammesso dalla stessa fin dalle prime battute di Temptation Island, ed invece le sorprese non mancheranno nemmeno nella seconda puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Ad avere una vera e propria crisi di gelosia questa volta è Riccardo Guarnieri, che abbiamo visto nel promo mandato in onda in TV, letteralmente furibondo al ritorno nel villaggio dei fidanzati dopo aver visionato un video riguardante la fidanzata. Nel filmato probabilmente l'ex cavaliere di Uomini e Donne nota l'ottimo rapporto che Ida ha instaurato con il single Davide, il quale la conforta e la ascolta nei tanti momenti di sconforto che la dama bresciana vive all'interno del villaggio, un legame che non deve proprio essere piaciuto a Riccardo, che al ritorno nel villaggio se la prende con gli arredi, scraventando lettini e tutto ciò che gli capita a tiro. Una scenata furibonda e rabbiosa che i telespettatori non si aspettano dall'ex cavaliere, visto l'atteggiamento da farfallone tenuto sin da subito con le single del villaggio Davide Matteo, il single che ha fatto ingelosire Riccardo Guarnieri. I tanti momenti di sconforto di Ida Platano vissuti all'interno di Temptation Island, vengono placati dalla presenza del tentatore Davide Matteo, che sin dalle prime battute si è avvicinato alla dama bresciana, ascoltandola e rincuorandola, instaurando un legame fatto di complicità e reciproche confidenze. Classe 1982, Davide in passato è stato sposato ed ha già due figli. È stato anche un calciatore di buon livello ed ha militato in squadre di serie A come Livorno e Palermo, mentre oggi lavora nella sua tabaccheria a Livorno. Non è un volto nuovo per il pubblico televisivo, qualche anno fa infatti, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Anna Monaco, esperienza breve ma che ha affascinato il tatuato Davide, che si è riproposto al pubblico televisivo in questa edizione di Temptation Island. La reazione inaspettata e furiosa di Riccardo sarà la prima di tante sorprese che vedremo prossimamente a Temptation Island. Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate.